Book Crossing di Rosa Cardillo. Bentornati amici, bentornati qui a RLB Radioattiva per ascoltare qualche consiglio di lettura, perché qui a Book Crossing facciamo viaggiare i libri. Viaggiano gli oggetti smarriti, cercano l'amore perduto, non tradiscono, non si lamentano. Michele li raccoglie, ma l'unico oggetto smarrito al quale non riesce a trovare casa è proprio il suo cuore abbandonato. Questa è la definizione che dà lo scrittore Maurizio De Giovanni ad un debutto nella narrativa italiana che in breve tempo è diventata un caso editoriale internazionale. Il libro sulla panchina di oggi è Lo strano viaggio di un oggetto smarrito di Salvatore Basile, pubblicato da Garzanti. Salvatore Basile è nato a Napoli e vive a Roma, dove fa lo sceneggiatore e regista. Ha scritto e ideato molte fiction di successo. Dal 2005 insegna scrittura per le fiction e il cinema presso l'Alta Scuola in Media Comunicazione e Spettacolo dell'Università Cattolica di Milano. A fine ottobre del 2014 Basile legge il giornale e si imbatte in una strana notizia. Alla stazione centrale di Milano è stato dimenticato un polmone d'acciaio e nessuno è mai andato a reclamarlo. Da quel momento rimane affascinato dal mondo degli oggetti smarriti e comincia a immaginare la storia di un bambino che si sente dimenticato da tutti. Questa infatti è la storia di Michele, che una mattina vede uscire la mamma con una valigia in mano e il suo quaderno rosso, un quaderno che contiene i pensieri del bambino, una specie di diario segreto. La mamma gli chiede se può tenerlo con sé. Ma da quel momento Michele resterà da solo, nella piccola casa della stazione di Miniera a Mare, dove suo padre fa il capostazione. Dopo 20 anni da quel momento Michele abita ancora lì e indossa la stessa divisa di suo padre. Negli occhi ha una tristezza profonda, perché sua madre non è mai più tornata. E Michele vive in solitudine con l'unica compagnia degli oggetti smarriti che vengono trovati ogni giorno nell'unico treno che passa da Miniera a Mare. Finché un giorno, sullo stesso treno che aveva portato via sua madre, incastrato tra due sedili, Michele ritrova il suo diario. Non sa come sia possibile, ma sente che è sua madre che l'ha lasciato lì per lui. A cercare la verità su quel mistero lo aiuterà Elena, una ragazza folle e imprevedibile, e forse anche una cura per il suo cuore smarrito. Salvatore Basile ci regala una favola piena di magia, emozione e speranza, un caso editoriale che ha subito conquistato il cuore di tutte le case editrici del mondo. Il libro sulla panchina di oggi è Lo strano viaggio di un oggetto smarrito di Salvatore Basile. RLB Radioattiva. 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 L'ospite di Book Crossing. Mi distendo a guardare le stelle, mentre la nave sta per attraversare lo stretto di Messina, tra le insidie di Scilla e Cariddi. È da qui che comincia la mia storia, la storia di un viaggio, che come ogni viaggio è la storia di una ricerca. Ricerca di guarigione. Questo è il viaggio del protagonista di un sorprendente romanzo d'esordio nato dalla penna del giornalista Carlo Minervini. Sto parlando di Comete, pubblicato da Falco Editore. Oggi proprio a Book Crossing c'è Carlo Minervini. Ciao Carlo, benvenuto qui a Book Crossing. Ciao Rosa, grazie, grazie a te e un saluto a tutti i tuoi ascoltatori. Tu scrivi per la Gazzetta del Sud, sei cultore della materia in letteratura italiana all'Università della Calabria e sei stato anche autore e conduttore di una trasmissione televisiva In Punta di Penna, oltre a una collaborazione che hai attualmente alla rivista del programma di Rai 2 Voyager, insomma hai mille interessi. Adesso il debutto come scrittore. Qual è la genesi di questo volume? Guarda, è stata una genesi abbastanza tormentata, nel senso che tormentata in positivo, nel senso che questo è uno dei vari diciamo libri che io ho scritto, ma soltanto il primo ad essere pubblicato. E, all'inizio nasceva come un libro di incontri. Io volevo raccontare gli incontri con gli intellettuali, con i luoghi che avevo visto, eccetera, all'interno della trasmissione In Punta di Penna che conducevo. E poi parlando con un collega una sera è nata l'idea di raccontare un po' la Calabria e i paesi della Calabria, i miti, le leggende, quelli soprattutto più diciamo quelli meno conosciuti, ecco, e quindi ho cercato di raccontare di paese in paese, di borgo in borgo, diciamo quello che è il retaggio dei luoghi. E poi dopodiché mi sono trovato a confrontarmi dopo un altro po' di tempo con un caro amico che è un grande scrittore, Mario Fortunato, e mi ha dato dei piccoli input che per me sono stati decisivi
motivi poi per la realizzazione della cornice che praticamente va a costituire il racconto del viaggio, no, di questo protagonista. Senti, il titolo Comete in effetti è scritto con la T maiuscola, quindi richiama una doppia lettura. Sì, a me piaceva molto giocare sull'ambiguità e sull'ambivalenza della parola, perché io, come sai, amo tantissimo la lingua italiana e quindi la possibilità di modellarla attraverso gli utilizzi più vari. E poi chi leggerà il libro naturalmente dirà perché c'è questa ambivalenza. Comunque il titolo è Comete, sì, come dicevi tu, però c'è l'ambivalenza, ovviamente, come te, perché in sostanza c'è anche il bisogno, secondo me, di confrontarsi con l'altro e di entrare anche nei panni dell'altro in questa società moderna. Senti Carlo, nel libro ricorre spesso la ricerca di bellezza, no? Di bellezza si è parlato moltissimo grazie anche al film premio Oscar di Paolo Sorrentino. Ma cos'è per te la bellezza? Guarda, per me la bellezza è il fuoco della vita, è quello che permette ogni giorno di vivere, è la vita stessa, e la bellezza è visibile in tante cose, nella ricerca, nella curiosità, secondo me nella letteratura, nell'arte, negli occhi di una donna. E io ho cercato all'interno di questo libro di intrecciare una serie di temi come ad esempio quelli che ho accennato poco prima, per raccontare a modo mio la bellezza, che diciamo non è possibile racchiudere in una definizione, però è assolutamente un insieme di tutti questi elementi. E nel tuo libro si capisce bene, perché infatti diventa multiforme, no? Attraverso tutte quelle forme che hai appena descritto. C'è poi sempre in questo libro il ricorso al sogno, no? Come luogo di scoperta, di salvezza, i sogni che rappresentano un vero e proprio genere letterario. Ecco, come mai questa scelta stilistica? Quali sono gli autori, se ci sono stati, che ti hanno influenzato? Guarda, io amo moltissimo la dimensione onirica, la dimensione anche talvolta del nonsense. Se dovessi dire di un autore che mi ha influenzato, penserei ad un libro in particolare, Oceano Mare di Baricco, credo che tra l'altro è uno dei libri che amo di più. Credo che sia fondamentale, almeno nel mio tipo di approccio alla scrittura, raccontare senza soffermarsi troppo sul terreno, ma cercare di andare al di là, perché tutti noi abbiamo un retroterra, chiamiamolo onirico, che spesso e volentieri neanche noi conosciamo. Infatti il tema del conosci te stesso qui io ho cercato di trattarlo, ovviamente in maniera romanzata chiaramente, come ricerca di se stessi, ecco. Bene, io ti ringrazio di essere stato con noi oggi in questo angolo. Ricordiamo il titolo del tuo libro, al quale auguriamo sicuramente un grandissimo successo. Hai già in cantiere qualcos'altro, oppure diciamo per il momento ti fermi alla distribuzione e anche alla promozione di questo volume? Guarda, io approfitto a questo punto per invitare tutti i tuoi ascoltatori alla prima presentazione del libro, che si terrà il 6 di giugno al Teatro dell'Acquario a Cosenza, quindi lì sarà praticamente il vero e proprio esordio di questo libro. Il poi, debutto, nelle librerie, il vero debutto. Il debutto, sì, il debutto vero e proprio, poi nelle librerie sarà disponibile dal 10 di giugno, quindi benissimo. Mi auguro che vada bene. Io ti ringrazio tanto per la tua gentilezza e professionalità. Ci mancherebbe. Grazie a te, grazie a Carlo Minervini, oggi ospite a Book Crossing. RLB Radioattiva. 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 Book Crossing, l'angolo della poesia. Io salivo le scale del suo corpo, lei si lanciava dal mio abisso. Eravamo una bella coppia. Ci incontravamo sempre a metà strada tra la sua caduta e la mia risalita. Ed era lo stesso, che salissimo o che scendessimo. L'importante era che in qualche punto, anche se per poco, io e lei ci incontrassimo. Questo è la poesia. Questi versi sono tratti da una raccolta che si intitola Tutti i miei futuri sono con te. E l'autore è un giovanissimo poeta spagnolo di origini palestinesi. L'angolo della poesia di oggi è dedicato a Marwan. Cantautore di grandissimo successo, diventa famosissimo in Spagna grazie al web, dove ha migliaia di follower.
Il suo segreto è la capacità di instaurare un contatto intimo con chi lo ascolta. Oltre alla musica si dedica quindi alla poesia e proprio grazie a questa sua forte capacità di comunicazione diventa efficace strumento di espressione di un genere come la poesia che è ostico nei giovani, che lo osannano in Spagna decretando la fortuna delle sue raccolte. La prima, La triste storia del tuo cuerpo sobre il mio, autopubblicato, pensate, ha superato le 35.000 copie. Poi, Tutti i miei futuri sono con te, appena uscito, ha esaurito l'intera prima tiratura di oltre 11.000 copie in appena 3 giorni, piazzandosi al secondo posto della classifica generale spagnola e rimanendo tra i primi 10 per settimane. Insomma, in pochi mesi ha superato le 40.000 copie vendute, che per un libro di poesie, credetemi, è veramente tanto. Qualche giorno fa ho avuto la fortuna di ascoltare le parole dello scrittore e critico letterario Marco Sant'Agata, che affermava che oggi spesso la poesia viene espressa attraverso le canzoni. E il caso di Marwan è davvero l'emblema di questa dichiarazione. Adorato dal pubblico giovane, arrivano in Italia, grazie a Giunti Editore, i pensieri, flash, ricordi, le parole di questo poeta cantante che tocca davvero l'anima. La sua è stata definita una poesia urbana del quotidiano, notturna, carnale, inquieta e ribelle, ma calda di affetti, che lascia grande spazio ai sentimenti e in primis all'amore, ma non disdegna l'impegno sociale, la crisi economica, la condizione della donna. Marwan scrive versi potenti che invitano ad avere il coraggio di lasciarsi attraversare dalla tristezza per giungere alla felicità. Dice Marwan: tu cercavi un posto in cui curassero le ferite, io uno in cui curassero la cicatrice. L'angolo della poesia di oggi è dedicato a Marwan. Book Crossing, la riflessione social. E come sempre, amici ascoltatori, chiudiamo la nostra puntata di Book Crossing con la riflessione social, tratta appunto dai social network. Questa volta è dello scrittore Antoine de Saint-Exupéry. Certo che ti farò del male, certo che me ne farai, certo che ce ne faremo, ma questa è la condizione stessa dell'esistenza. Farsi primavera significa accettare il rischio dell'inverno e farsi presenza significa accettare il rischio dell'assenza. Alla prossima, ciao!